Allora, ciao splendide, meravigliose, hola cihi, ciao belli, ciao belle, come va? Allora, ho ripreso l'agenda e quindi mi sono messa a fare i trucchi vecchi che mi avevate richiesto, perché sono veramente indietro. Questo è un trucco su occhi celesti che mi aveva richiesto Giorgia Eva. Un bacione tesoro e perdonami se ho fatto così tardi. Le mie mani fanno veramente pietà. Le unghie mi si erano allungate un po', quindi quando mi si rompe poi va via. Le ciglia quando sono nuove, quindi quando le stacco nuove, ora poi vi metterò l'haul, l'ho già fatto, datemi solo il tempo di metterlo perché avevo dei video un po' più importanti che mi faceva più piacere mettere. Quando le metto l'unico problema che creano è che sono, come vedete, un po' troppo dritte. Prendano la forma poi dopo. Quindi è l'unica pecca che queste ciglia hanno. Allora, il trucco per occhi celesti, ho cercato di fare un trucco. Allora, non è venuto proprio come volevo, sinceramente, però non è nemmeno malissimo. Ho cercato di unire dei colori che comunque stessero bene anche con gli occhi normali. Ho messo le lenti quelle più chiare proprio per cercare di fare una cosa un po' più simile per gli occhi celesti. E ho deciso di usare un giallo che poi è un latte, un giallo chiarissimo, proprio un bianco tendente al burro, e poi un marrone semplicissimo con un borgogna per cercare di mischiare un po'. Il borgogna, ho sbagliato pennello, se lo davo con un altro pennello sarebbe stato meglio e veniva sicuramente, sicuramente molto meglio. Vedete il problema quando sono nuove? Che la parte qui davanti sta dritta. Come blush ho usato naturalmente il Secret It Girl della Essence, che sto mettendo con questo. Allora, non è che lo metto perché l'altro non si vede. Come vedete qui dalla parte di qua è super luminoso ed è questo. Solo proprio nella Quindi è solo guancia. per quello che ho aggiunto un po' di blush sulle guance. Cos'altro dire? Ho usato due palettine che vedrete della Vivo, ho cercato di usare queste due e in più ci ho messo il giallo leggero della Kiko di questa palette. Sono queste due palette della Vivo Cosmetics, questa si è rotta quando me l'hanno mandato, te lo cambiano quindi non è un problema, io l'ho saputo dopo. Devo dire che mi garbano, lo sapete, sono strapigmentate, mi piacciono un sacco. C'è l'haul di queste palette se vi interessa. Ve lo metto nell'info box. E niente, spero che il trucco vi piaccia. E finalmente ci sono state delle risposte non sempre positive e questo mi fa molto piacere, che finalmente vengano fuori persone che non mi amano per forza. E questo mi fa molto molto piacere, perché ripeto, lo sapete no, come la penso, non si può piacere a tutti. Allora, se avete qualche trucco da richiedermi, sono qua, lo faccio più che volentieri, poi adesso ho l'agenda, quindi me le scrivo tutte. E va tutto perfetto. Allora, vi lascio al trucco, spero che vi piaccia. Ripeto, non è venuto benissimo la sfumatura, però la prendiamo com'è. Vi mando un bacione, vi lovo, vi adoro. Ciao belli, rock and roll. Allora, vediamo se riesco a compicciare qualcosa. I love stages. Volevo fare qualcosa di un po' di. Siccome ora io ho le lenti un po' verdognole blu ma non sono celesti, ho cercato un po' i colori che stessero un po' meglio con. Allora, sempre con la mia base Essence, vado a fare tutto l'occhio. E questa volta cercherò di fare prima il sopra e poi il sotto, eh. E qui ci siamo. Adesso ho deciso di cavare le due palettine Vivo. Prendiamo un pennello da sfumatura e prendiamo prima questo marrone strachiarissimo e andate a farle, insomma, una sfumatura nella palpebra al di sopra mobile. Ciao. Mi manchi. E hai abbandonato la tua famiglia. E ora questo un po', e ora questo un po' più scuro. Quindi. E hai deciso di farlo lo stesso nonostante ora tu abbia una figlia? Perché non ci sei andato prima? Sarebbe stato meglio. Perché se no mi sarei perso la sua nascita. Ma smettila. Qui sto guadagnando di più. Mi sembra assurdo che tu te ne sia andato. Perché volevo che Tilly avesse una relazione migliore con te. Ok. Adesso. E qui lei non sa neanche chi sei.
Farò prima, cercherò di fare prima il sopra e poi il sotto. Quindi prendiamo un pennello da sfumatura della F, quello più grande, e andiamo a prendere un marrone più scuro. Questo qua, che è un marrone veramente scuro, che poi messo sembra quasi nero, però è un marrone. E lo date proprio nella pieta dell'occhio. E poi lo allarghiamo di modo che venga come questo un po' più allungato. E poi questo comunque va finito di sfumare. Faccio dopo un nuovo rovino. E lo portate leggermente davanti, non troppo. Odio vederti triste. È tutto veramente difficile. Non riuscirei a dormire. Chiudete gli occhi, cioè le tenete normali, aperti normali, e vedete dove dovete andare per fare l'occhio leggermente più allungato e quindi una sfumatura più grande. Non puoi più fare come prima. Io penso che i ragazzi non capiscano quante responsabilità comporti l'avere un figlio finché non ne fanno uno. Infatti. Non puoi più comportarti da adolescente come facevi prima. Eccolo qua. Adesso, con un pennino come questo, andiamo a prendere un viola, che però è, anzi, un borgogna, questo qua, con questo, e lo date proprio nella palpebra, nella piega, portandolo davanti, quindi si deve vedere la righetta. E tu dovrai cercare di trarre il meglio da questa nuova situazione. Mi rende molto triste pensare che Tilly crescerà senza suo padre. Sono veramente arrabbiata che Blake se ne sia andato così. E poi, sempre con l'altro, col marrone scuro, andiamo a rifare una sfumatura che poi con questa viola si uniscano, insomma. Non volevo avere un figlio a 17 anni, perché a quest'età ci sono tante cose che devi fare. Adesso prendo la mia solita base bianca e vado a fare l'occhio, la palpebra mobile, cercando di riempire proprio l'occhio, la palpebra mobile, così. Ha un odore buonissimo sto cosino. Non mi sento più una così, perché ho dovuto rinunciare a un sacco di cose. E adesso mettiamo prima un giallo come questo, e lo piglio dalla palette della Kiko perché non è né troppo acceso, perché mi è sembrato che col celeste il giallo non ci stesse male, infatti questi due vicini non sono male, e lo picchiettate visto che abbiamo messo il bianco sopra. Ok, ora mangiamo un po', va bene? Perché se la mamma non mangia, non mangia neanche Tilly. E quando c'è il bianco lo potete picchiettare tranquillamente perché il colore si attacca al bianco. Adesso, sempre dalla paletta della paletta della Vivo di qua, prendiamo questo color bianco, giallo bianco latte, giallo bianco burro, non saprei neanche come definirlo, ma è bellissimo. Mi è venuto più acceso che di qua perché di là ho messo il bianco dopo, ho fatto la cazzata, quindi ora vediamo se riesco a migliorare. Blake non c'è e non mi dà nessun aiuto. Perché se ci mettete il bianco sotto avrà un'intensità, altrimenti no. Cambiare pannolini. E questo significa. Vediamo se riusciamo ad avere la stessa intensità, visto che ci ho pensato dopo al bianco. Devo dire che questo borgogna e questo giallo stanno benissimo. E si deve vedere proprio appunto questa riganetta. E ci mettiamo questo bianco burro sopra proprio per evitare che sia un giallo troppo acceso. Perfetto. Allora, quindi cerchiamo adesso di riposare un attimo le sfumature e poi facciamo il pezzo sotto. Quindi, sempre stesso pennello, andate a risfumare. Creati da Alessandro Siani e da tante altre celebrità nelle nuove confezioni, autografi d'amore e baci per Regina. Chi ama?
Il marrone che diamo sotto è per dare una base. E vuole fare grandi cose. Ho cercato di dare il massimo. Marcella è giovane e ha voglia di divertirsi. Evviva! Annalisa è... Ok. Ora prendiamo sempre il solito pennino e sempre il solito borgogna. Sembrano tutti diversi, ma c'è una cosa che li attende. E andiamo a fare sempre questa mini righetta. Guarda Compagni di Ballo in anteprima su MTV On Demand e scarica la nuova app di MTV per vedere lo show su tablet e smartphone. Che magari allargate leggermente in fondo. E ci ripassate sempre il solito sopra pennello per fare una sfumatura omogenea. Ti dirà che la placca causa la maggior parte dei problemi di igiene orale. Non è venuto un granché sta sfumatura, però. Sì, i dentisti raccomandano un movimento delicato e rapido con un angolo di 45 gradi su due o tre denti alla volta. E se vi viene meglio, meglio per voi, a me mi è venuta. Elettrico Oral B. Triton, per riprodurre la tecnica di stazionamento raccomandata dal tuo dentista. Prendiamo un attimo quello grande per cercare di uniformare ancora il tutto. Passare allo spazzolino elettrico. Poi c'è il marrone che lo intensificherà sopra. Ora, sempre col pennino che ho usato prima, lo mettiamo sotto il bianco, in modo che attacchi per bene il viola sotto e poi l'altro marrone. Quindi viola, lo andiamo solo a picchiettare. Anni di storie ricche di emozioni, come queste. Raccontaci la tua su NutellaStories.com. Ci mangiamo qualcosa? Il solito. No, è arrivato, sai che vuoi? I nuovi nudolini di sale. Tre condimenti. L'altro pennello ci mettiamo il marrone. E andate con il marrone a passare sul viola. Come vedete fa la stessa sfumatura che abbiamo di sopra. Quindi tutti e due i colori. E le uniamo leggermente. I più asciutti, i più assorbenti, catturano le fiori da campioni meglio degli altri pannolini. Pampers progresse, nasce, cresce, corre. Sì, Pampers progresse, premia tutti, raccoglimi. Devo dire che ho sbagliato pennello, il borgogna andava dato con un altro tipo di pennello. Più preciso, più sfumato di questo. Adesso mettiamo sotto all'arcata dalla Naked il Fox, no il Woss, con un pennellino tipo questo della MAC che è ad angolo. Dovete venire a vedere la tomba di Derek. Lo amavi? Se volessi potrei prenderlo. Sei una stronza. Per questo andremo in tribunale. Così daremo anche se c'è già una linealetta, perché il correttore viene netta, però. Mamma, è bellissima! Adesso che la prenderò. Nel caso peggiore potrebbero. Pulite e date una sfumatura che sia più omogenea possibile e poi ci ripassiamo l'altro. Quindi prima questo. E poi l'altro. Te la sei fatta addosso. Ecco perché dicevi pipì. Bentley. Occuparsi di Bentley è un lavoro a tempo pieno. Non male, dai. Adesso. Allora, te la faccio addosso. Matitone sotto. No, che non vuoi. Nero e sotto sono indecisa se mettere il bianco. Non ha ancora un lavoro, quindi mettere il bianco sotto. Urro burro. Cosa sta facendo, mamma? I compiti. Che oggi non so per quale motivo non scrive, perché c'è il nero sopra, ecco perché. Eccolo qua. Eccolo. Quindi, mascara e finish. Sei mai andato a scuola? No. Ok, allora sì. Cacca! Non c'è cacca lì.
Sono stufa. Dov'è il pannolino? Sì, hai fatto la cacca. Dovresti farla nel vasino. Smettila, stai giù. Non farmi annoiare. Grazie, mammina. Ok. Andrò in vacanza da sola.